Mister Angelo, una partita molto tirata, così come è stata tutta la stagione in questo girone H, alla fine ha prevalso il Picerno. Ma ha prevalso la squadra più forte. Io da quando sono arrivato, sinceramente, abbiamo fatto dei risultati strepitosi. 13 vittorie, 3 pareggi e solo una sconfitta. Quindi un cammino strepitoso da parte di questi ragazzi e da un gruppo fantastico che abbiamo trovato davvero. E oggi abbiamo incontrato una squadra forse la migliore che ho beccato fino adesso. E faccio i complimenti davvero alla Fidelis perché sono arrivati fino a questa finale davvero in crescendo e hanno meritato di fare questa finale. Per lei immagino fosse una partita anche particolare, contro il suo passato. Ma infatti ci tenevo a ricordare gli Andriesi e alla Fidelis, soprattutto da parte della tifoseria, che per me saranno sempre nel mio cuore, perché io ho vissuto degli anni sia da calciatore che da allenatore indimenticabili. E giocare contro la Fidelis non è semplice, sinceramente. Oggi avevo delle emozioni un po' distorte, però da professionista io quest'anno, cioè quest'anno, su 3 mesi e mezzo stiamo allenando alla grande Antonio Palo questa squadra e abbiamo ottenuto dei risultati fantastici. E credo che adesso sia meritata anche questa finale, perché per quello che hanno fatto questi ragazzi negli ultimi 4 mesi, lo meritavamo davvero. È vero, ha vinto il gruppo, ha vinto la squadra, ma possiamo dare a Kosovan il titolo di uomo playoff? Ma è un atleta fantastico Kosovan, chi lo vede allenare veramente rimane impressionato dal modo di come si allena e di come prepara le partite. Lui purtroppo tutti i giorni d'andata, non essendo con noi, non aveva giocato e quindi lo dovevamo portare pian piano. Ma lui ha finito in crescendo, un giocatore davvero strepitoso. Ecco, mister, lei ha enunciato già i numeri della squadra. Io mi soffermo su quelli successivi al KO di Cerignola, cioè 11 vittorie e un solo pareggio. Cos'è scattato per voi? Si è scattato qualcosa in quella partita? Ma come nelle vittorie, anche nelle sconfitte, se uno è bravo a raccogliere le cose migliori, riesce a produrre poi quello che abbiamo prodotto noi. Noi da quella sconfitta, anche meritata, perché nonostante il risultato di 4-1 molto roboante, molti episodi erano andati a nostro sfavore, però in quel caso là abbiamo capito alcune situazioni che poi ci hanno fatto svoltare, sia il sistema di gioco che abbiamo cambiato, e soprattutto anche nella testa dei ragazzi è subentrato qualcosina a livello mentale che gli abbiamo dato noi, ma che loro sono stati bravi a raccogliere e a portare avanti questa cavalcata fantastica. C'è una dedica particolare per questa vittoria in finale e le chiedo se il futuro può far rima con Picerno. Ma io in questo momento qua voglio fare solo le vacanze perché ho vissuto 4 mesi full immersion, veramente, proiettato solo qua, tra l'altro ho avuto anche dei problemi miei, quindi siamo stati davvero alla grande. Poi giocare così compressi, sai, non è facile preparare le partite, siamo stati davvero bravi, ci dobbiamo adesso in questo momento qua rilassare e mi auguro di continuare con il mister a fare un percorso che abbiamo iniziato 3 mesi e mezzo fa, che veramente ha fatto qualcosa di strepitoso.